Ogni mattina mi alzo e dico 20 volte ciao. Dicono che sia salutare. È arrivato un paccotto col botto. Ciao bambini, questo è Electric Apu. Oggi è arrivato un paccotto e sapete noi cosa facciamo i paccotti? Bravi bambini! Le apriamo. La solita matriosca. Oh, un'altra matriosca, pensati! Adoro accumulare carta a casa mia. Ma è una Gaumon, è una tavoletta grafica. È la mitica Gaumon Pen Display PD1220. E io adoro provare nuove tavolette. Una cosa che sicuramente non adoro sono i 20 minuti per settarle. Ma intanto apriamo la confezione e vediamo cosa c'è al suo interno. Se non sorpresa delle sorprese, la tavoletta stessa. Piccolina questa, piccolina. Ma quanto è piccolina? È anche leggerissima. Se questa ha 70 cavi per essere collegata, sarò un po' deluso. Per una tavoletta così spero che ne basti uno. Piace ancora fare sta roba? Vi piace ancora sentirlo? Ah! Oh wow! Look at this shit, dude! Look at this! Unbelievable technology! Dopotutto queste tavolette funzionano con tecnologia a noi aliena. Probabilmente di bambini catturati in galassie lontane che stanno lì dentro la tavoletta e dicono: oh, guarda, sta cliccando qui! Primo cavo, che è un HDMI, o come lo chiama mia mamma, HDMI! Poggia penna! Penna! È un cavo con tante entrate! Signori, non ce la faremo mai. Secondo me la tecnologia non è ancora così futuristica per evitare questo, ma ci accontentiamo. Tablet così leggeri che sembrano altamente portatili e poi ci sono 70 cavi. Poi abbiamo, grande passo avanti nella tecnologia aliena, il cosiddetto chiamato panno per pulire. Alimentatore! Bene, adesso io setterò tutto e ci troviamo qui fra poco, mentre che il PEO numero 2 ci fa un mitico assolo di chitarra per accompagnare il tutto. Vai, PEO numero 2! Pac! Signore, ho finito di settare il tutto? Possiamo qui vedere che in effetti ho settato tutto. Forse devo calibrare meglio la penna. Ho volutamente impostato la tavoletta verticalmente, perché una tavoletta così piccola, come utilizzo l'iPad, secondo me potrebbe essere utilizzata più facilmente in questo modo, dato che ho più spazio verticale. Invece se la tengo girata, obiettivamente ne ho di meno. La cosa fastidiosa è che ho dovuto posizionare tutte le cosette qui di Photoshop in alto, cosa a cui non mi abituerò probabilmente mai, però alla fine stiamo solo testando una tavoletta. Allora signori, cosa faremo con questa tavoletta per provarla, per testarla e per giudicarla? Ho pensato a un semplice esercizio e l'avevo già fatto una volta su questo canale. Qui c'è un generatore di forme casuali, genereremo delle forme, tireremo fuori dei disegni, ok? Iniziamo con questa e vediamo cosa riusciamo a tirarci fuori. Signori, ecco a voi il risultato. Ci ho messo all'incirca un'ora per fare questo e già inizio a sentire un po' il feel della tavoletta. Terrò le mie osservazioni per la fine però. Quindi siamo partiti da questa shape e abbiamo ottenuto questo teschio. Si nota che mi sto un po' divertendo con il colore ultimamente? Se siete curiosi di capire perché e come, seguitemi e venitemi a trovare su Twitch e scegliamo un'altra shape per il prossimo disegno. Posso renderla sia più semplice che più complessa. Prendiamo questa e continuiamo.
abbiamo finito anche questo. Che ve ne pare, signori? Ecco che appare così, pam, scomparso. Riappare qui, pam, scomparso. Riappare qui, pam. In realtà questo esercizio è molto divertente e lo consiglio anche a voi. Prendiamo subito un'altra shape e facciamo l'ultimo della giornata. Signori, abbiamo finito, ecco qui il disegno che apparirà qua, pa! Oppure qua, pa! E adesso qua, pa! E adesso scorrerà lentamente così che voi possiate visionare bene il lavoro! Olè. E adesso dobbiamo trarre le nostre conclusioni su questa Gaomon. A parte che la posso mettere anche in verticale? Si tiene! 100% cade. Ah, stavo cercando nella scatola se effettivamente la dimensione del monitor fossero 12 pollici, in quanto si ha PD1220. In genere la Gaomon chiama le loro tavolette qualcosa, pollici con zeri. Allora, qui dobbiamo differenziare le mie opinioni in due parti. La prima, quella di un disegnatore viziato che normalmente disegna su un monitor da 27 pollici. E poi le opinioni un po' più oggettive, quindi meno soggettive, per capire se questa è una tavoletta buona o meno. La Gaomon fino adesso non penso che mi abbia mai deluso. Non penso di aver mai fatto una recensione negativa su una loro tavoletta e non penso che inizierò adesso. E il mio unico problema che ormai rimane nel mondo delle tavolette, tutte, non si salva nessuna, sono tutti questi cavi, come ho già detto prima. Perché un affaretto così piccolo, no? Così leggero, ecco, ho pure toccato delle cose che non volevo toccare. Una tavoletta così piccola, voglio muoverla, no? Però ecco il problema che sorge, Cristo. Cioè, a livello di disegno, di qualità, di precisione, come potete vedere, i lavori, i disegni, si portano a casa. E come al solito la Gaomon ci offre una tavoletta di tutto rispetto, 1080p di risoluzione a 12 pollici, quindi piccolina, a un prezzo molto competitivo. Se vuoi essere un viziato come me, che però ci lavora con il disegno, devi spendere molto, molto di più. Ma questa è una tipica tavoletta che consiglierei a chi ha già sperimentato con una tavoletta non a schermo e vuole fare un piccolo upgrade. Per ora io vedo soltanto il prezzo in dollari, perché deve ancora arrivare sul mercato Amazon Europa, Italia. Ma il prezzo attuale è quello di $279, quindi immagino in euro 240, 250. Un lavoretto estivo e ve lo regalate. Detto questo, signori, per questo video è tutto. Chiudiamo con un fantastico assolo di Peo numero 2. Vai, Peo numero 2!